Prima vittoria di Coppa per Tomislav Ivic, finalmente in panchina grazie anche a Robotti, nuovo allenatore in seconda. La formazione biancoverde, forte stavolta anche di Benedetti e Amodio, ha fatto dimenticare a suon di gol le precedenti brutte prestazioni. Di occasioni l'Avellino ne ha avute in pratica sin dall'inizio, pur dovendo fare di conto con un avversario, l'Ancona, che non si è mai smarrito. Tra i più attivi dell'Avellino, Bertoni, che sembra rinato, e Ramon Diaz, che qui mette al centro Di Fino. Distinto la parata di Recchi, pure lui molto bravo. Replica quasi subito l'Ancona, il solito Ketting per D'Adesio, il cui suggerimento al centro trova impreparati i biancoverdi, ma non Vincioni, che mette sull'esterno rete. In tribuna fa la sua apparizione Barbadiglio, profugo da Udine. Tra lui e i dirigenti soltanto il saluto. Il calciatore è dell'Udinese per contratto e per lega. Per l'Avellino semplicemente un amico e così sarà, dicono i dirigenti. Per non far rimpiangere comunque il peruviano, si dà da fare in campo anche Agostinelli, suo il suggerimento per Bertoni, che riscuote nell'occasione grandi applausi. Al 36esimo il primo gol, la perfetta esecuzione a rete è dell'argentino Ramon Diaz. Al 39esimo concede il bis il duo Agostinelli-Benedetti, ma l'arbitro nega nella circostanza il reclamato rigore. Al 41esimo arriva il raddoppio. Benedetti risponde così a chi lo aveva criticato e prenota un posto nella considerazione nel cuore dei tifosi. La ripresa è tutta dell'Avellino, anzi di Alessandro Bertoni. Va in gol dopo appena due minuti, confermando di essere particolarmente in vena in questa stagione. Bertoni ha deciso di conquistarsi il posto di bomber titolare, così al 22esimo porta a 4 il bottino della squadra, realizzando la sua prima doppietta in maglia biancoverde.